Allora, ragazzi, voi avete a disposizione due notebook, il Time Series Creator e il Time Series Format. Il Time Series Creator lo dovete usare quando non avete completamente dati per le vostre serie temporali. Quindi, per esempio, se noi vogliamo fare l'esercitazione dell'evapotranspirazione, non abbiamo la Time Series di pressione, ma sappiamo che la stazione tal dei tali ha una pressione media di 9.530. Quindi cosa facciamo? Andiamo nel notebook Time Series Creator, eseguiamo il run delle prime celle, Sì, dopodiché le unità di misura anche è bisogna in anche. Pascal, 9.530 sono Pascal. Ok. E poi la data di inizio e la data di fine. Ora, questo dipende dalle date che voi avete trovato, per esempio, nelle vostre serie temporali della temperatura. Supponiamo che voi avete dati di temperatura che vanno dal gennaio del 2010 al gennaio del 2012. Supponiamo. Quindi qui mettiamo la data di inizio, la data di fine e la frequenza. La frequenza oraria, quindi scriviamo 1H. Eseguiamo il run. E vedete che qui va dal 2010 al 2012. Dopodiché, create the data. Ora, qui, voi vedete, abbiamo due possibilità. Ok. Abbiamo due possibilità, cioè creare una time series con valori tutti costanti, che è quello che serve a noi, perché noi vogliamo una time series con tutti i valori 9.530, quindi qua scrivo 9.530 ed eseguo il run. Questa non si chiama precipitation, ma si chiama pressione. E qui abbiamo la nostra serie temporale con tutti i valori 9.530 per ogni ora, ovviamente. Qua c'è anche la possibilità di plottarla. Non la plotta perché qua ci deve essere scritto pressione. Ok, ovviamente è un valore costante perché abbiamo messo sempre 9.530 e qui lo salva. Ora, in questo caso, lo salva. Qui avevo la cartella vecchia di Richards, cioè data time series. Io lo salvo semplicemente in data, o meglio, in data lo vogliamo salvare in Rioressi. Rioressi. E poi, quindi, lui scriverà il file e mettiamo Rioressi underscore pressione. Ok, quindi mi ha trovato la cartella data Rioressi e qui lo scrive. Mi dice che ha scritto con successo Rioressi pressione. Andiamo a vedere se è vero. Quindi andiamo in Rioressi, cioè nella cartella OMS Project data Rioressi. Qui c'è Rioressi pressione, quello che abbiamo creato adesso, e vedete che è formattato per come vogliamo. C'è la data, l'ora vedete che ha andamento orario e il valore è 9.530. Cioè, tutto il file ha lo stesso valore. Però prof, ce l'ho zero questa volta. Mi aveva Questa detto che volta non c'è c'è. lo zero e non è un problema perché lui riconosce che questo è un numero. Ok? Il meno 999 per lui non è un numero. È una specie di oggetto. Ok. Lui legge meno 999, ma in realtà non sta leggendo un numero, sta leggendo, immaginalo come un simbolo. Ok? Sì, ho capito, tipo un Invece anno, lui in insomma. questo caso legge un numero e quindi qua dopo lo 0 ci potrebbero essere 100 cifre decimali, per lui non è un problema. Sì. Ok, quindi questo è per crearla. Cioè per creare una serie temporale dal nulla. Nel caso in cui invece voi andate nel sito Meteo Trentino, nella stazione Tal dei Tali, scaricate i dati e i dati sono con un formato tipo questo, vi faccio vedere.
Questo l'ho inventato io. Può avere qualunque formato. Hanno un formato tipo questo. Ora, se non dovessero avere questo formato, io vi consiglio di sistemare i dati in modo tale da impostarli in questo modo. Quindi di avere un'unica colonna con i dati e, diciamo, nella prima riga deve essere scritto il valore 1. Quindi voi scaricate i dati da Meteo Trentino, li avete formattati così, sono sistemati così. Ora li dobbiamo sistemare per darli al modello MS. Questo si fa con il notebook Time Series Formatter. In Time Series Formatter, quindi io faccio, eseguo le prime celle, importo GF, Project Path è semplicemente data. Ok, c'è il file data.csv, ok, e qui continuo a eseguire le celle, qui mi chiede dove scriverlo, sì, io lo voglio scrivere in data di Oressi. Ok, la data d'inizio è gennaio 2010 o quella che trovate nel sito, il time step è orario e l'output si chiama, lo chiamiamo prova. Ok, ha scritto prova. Quindi se ne andiamo ora nella cartella di Rioressi, troveremo un file prova, eccolo, che è stato formattato con la modalità che è necessaria per i file OMS. Quindi siamo passati da un file, diciamo, così costituito, ad un file con gli stessi valori, e questo è l'importante, formattato però per come vuole il modello. Quindi il Time Series Formatter, il Notebook Time Series Formatter, serve solo per formattare i file, i dati. Qua gli dico di leggerli. E faccio un plot.